volevo farvi salutare dai nostri chef che un po' trasformano tutti questi prodotti, utilizzano questi prodotti. Quindi io invito sul palco nel frattempo Alberto Faccani e la chef Ania Ross. Venite. Ci abbiamo alla conclusione. Partiamo solo da un attimo da Cristian Mometti. Cosa ci farà di bello oggi per questi ragazzi? Cosa gli farai vedere? Okay. Ciao, buongiorno a tutti. Grazie prima per l'applauso che mi avete fatto. È un onore essere qua, come ogni volta, adesso siamo in provincia, ma dedico sempre alla scuola un po' di mio tempo, se è possibile. Grazie anche per gli altri due chef che sono qua per fare questa giornata insieme a voi. Oggi prendo il territorio un po', ho dedicato dalle isole Lofoten arrivando alla laguna di Venezia. Parlerò del baccalà, poi insomma... In vaso cottura, quindi sarà bello alla fine, spero, no? Sì, il bello è un'idea, come vi ho già raccontato altre volte, 8 anni, 10 ormai, la cucina in evoluzione, piatti molto elaborati anche stilisticamente, per quello che mi riguarda, molto legato al mio territorio, ho voluto mettere qualcosa di concreto e di bello nel piatto. È bello un fiore, è bello un'erba aromatica, il suo colore. Per me bisogna anche farlo vedere nel piatto questo. Quindi la bellezza per quello che riguarda il mio lavoro è prendere il prodotto, lavorarlo sì, ma la bellezza in sé, nel colore, nel visibile, sta anche nel palato, nel gusto. Quindi perché vasocottura rende questi gusti molto... molto leggeri e molto... Tu mangi il baccalà, è il baccalà, non è qualcosa di diverso. Chiaro. Quindi cercare di dare il massimo del gusto, della bellezza e c'è un fiore, quello è il fiore perché deve essere così. È viola perché è un fiore, ha un suo profumo, ha un suo gusto, come qualsiasi altro prodotto che vogliamo mettere nel piatto. Per me la bellezza è essere concreti. Essere concreti e non raccontare tante storie. Sì, il lusso è importante, il lusso fa crescere molto anche il paese, proprio per me è il nostro territorio che deve crescere, non deve fermarsi. La nostra ristorazione è un pochino in fermento adesso, è stata ferma molti anni, io sono stato anche tante volte criticato, tu lo sai, perché ho colpito magari duramente questa cosa. Però per me essere qua vuol dire mostrare a voi cos'è il bello anche di un semplice pomodoro.